Conoscere le tipicità del territorio nel primo mercato della terra. Primo appuntamento di Marsica Land, iniziativa ideata dalle associazioni di categoria che si è svolto ad Avezzano in piazza Risorgimento nell'ambito del Festival Diffuso dell'Agroalimentare, con il supporto del Comune di Avezzano, della Regione Abruzzo, in particolare dell'Assessorato all'Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell'ARAP, della provincia dell'Aquila, del GAL Marsica, del Patto Territoriale della Marsica, del Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino. Un festival diffuso di nome e di fatto a livello temporale, con un calendario di appuntamenti lungo oltre 6 mesi. Il primo evento itinerante dedicato alla divulgazione delle eccellenze enogastronomiche della Marsica come volano di scoperta di questo territorio affascinante ma ancora tutto da scoprire. Le associazioni di categoria, le associazioni sindacali oggi non solo chiedono delle rivendicazioni dei propri associati, magari la chiusura di una strada o problematiche inerenti proprio alle proprie attività, ma propongono progetti, iniziative importantissime, come Marsica Land. Marsica Land abbiamo avuto l'intuito di capire che i grandi eventi festivalieri hanno un'opportunità sul territorio. Noi abbiamo un territorio del Fucino, un prodotto della terra che incide sul PIL quasi per il 30% dell'intera regione Abruzzo. Allora perché non collegare, perché non veicolare l'aspetto produttivo agricolo anche in chiave turistico-ricettiva per il nostro territorio? Perché non dotare la città di Avezzano e le zone limitrofe che gravitano attorno di un evento celebrativo che possa essere da volano a livello di attrattività turistica. L'iniziativa ha avuto, come essendo anche la prima edizione, un entusiasmo da parte di moltissimi operatori. Ma ripeto, questa è un'iniziativa importante, particolare. Marsica Land, il suo obiettivo è di creare la tipicità anche a livello gastronomico. Tant'è vero che esisteranno due manifestazioni, due masterclass che si faranno a brevissimo in un luogo ameno che è il santuario di Madonna di Pietrarquaria, rivolta uno alla ristorazione e l'altra alle attività di bar, e poi ne esisterà una terza alle pasticcerie, dove verrà uno chef stellato, dove aiuterà a creare questo piatto della tipicità del nostro territorio, e così come per i bar si farà l'aperimarzo con prodotti del nostro territorio come la carota, la patata, il radicchio, l'insalata, e creare un aperitivo diverso, e nella stessa maniera per le pasticcerie creare un dolce con i prodotti di questo splendido comprensorio. Poi a maggio ci saranno anche degli eventi celebrativi molto particolari, ma non li scopriamo adesso. Ma
sono stati due giorni importanti, pieni di partecipazione, di coinvolgimento della città, del territorio, della Marsica, anche tante aziende. Questa esperienza del mercato è stata un'esperienza oggettivamente bella, perché prodotti tipici, di qualità, prodotti dell'orto d'Italia, prodotti che rappresentano e caratterizzano questa terra, che è una terra fantastica. Partito un grande progetto, che è un progetto di comunicazione di quello che è il Fucino, di quella che è la Marsica, di quella che è la qualità e di quella che è una storia, una cultura, un'identità che accomuna tutto questo territorio. Una manifestazione ricca di esercenti, questo bisogna dirlo. Assolutamente sì, siamo stati in grado di coinvolgere, grazie a un lavoro sinergico con il Comune d'Avezzano, con le associazioni, quello che è un po' il tessuto agricolo-commerciale, usiamo questo termine, del territorio, e c'è stata una bella partecipazione e condivisione, quindi è il via a un grande progetto che potrà dare un'identità e potrà avere un lungo respiro per i prossimi anni per caratterizzare in maniera ancora più forte il territorio della Marsica tramite i suoi prodotti, tramite le sue eccellenze. Che cosa dire, l'agricoltura 30% del PIL regionale, oggi abbiamo iniziato a far germogliare un sogno che diventerà realtà e fiorirà sicuramente nei prossimi mesi e nei prossimi anni, un festival che dovremo portare all'attenzione nazionale. I prodotti dell'agricoltura già sono all'attenzione nazionale, ma devono essere messi in rete e soprattutto devono essere ben identificati, perché rappresentano l'identità proprio del territorio della Marsica e di Avezzano. Con questo abbiamo fatto questo accordo con tutti i sindaci della Marsica, con le associazioni di categoria, con la regione e l'ARAP, e raggiungeremo sicuramente degli ottimi risultati. Che cosa vogliamo raggiungere? Vogliamo far sì che a livello nazionale venga posta l'attenzione su questa regione nella regione, cioè la regione Marsica e i suoi prodotti, collegati con le bellezze del nostro territorio, che oltre ad essere delle belle terre, dei bei boschi, delle belle, diciamo, colline piene di frutta, noi abbiamo la bellezza di avere anche delle strutture archeologiche, dai cunicoli di Claudio al Madonnone e all'anfiteatro di Alba, che vogliamo mettere a disposizione in un circuito turistico dove le persone potranno ammirare le bellezze archeologiche e godersi di un cibo naturale e fatto dalla terra, la terra del Fucino. Nonostante il maltempo, oggi comunque una grande presenza. Sì, stamattina è stato un pienone, proprio pieno di persone, e la grande soddisfazione che ho ricevuto tantissimi consensi che mi hanno quasi emozionato, cioè la gente si aspettava e si aspetta che questo festival cresca. Festival che si è aperto con una grande partecipazione di appassionati, curiosi e famiglie. Un clima di festa caratterizzato la giornata, con un via vai di persone tra i 45 stand sistemati in piazza Risorgimento. Oggi stiamo presentando due prodotti, sia di olio, abbiamo un prodotto di altissimo livello, un olio monovarietale della Monicella, in più la castagna roscetta, conosciuta soprattutto qui nella zona come qualcosa di pregevole. Sicuramente saranno sia sulle nostre tavole come portabandiera della nostra vallata. C'è il nostro maestro Daniele, che è maestro di innesti soprattutto per il castagno, che è qualcosa di molto molto difficile da realizzare in questi periodi, che il castagno sta avendo delle forti difficoltà per le varie malattie che sta incontrando. Ovviamente la castagna in questo periodo fa da padrona in qualsiasi sagra, ricordando la sagra che si sono svolte nella Valle Rovedo negli ultimi tempi, e adesso iniziano anche con i frantoi aperti sia a San Vincenzo, Balsorano
e così via negli altri paesi. Sto facendo un innesto a doppio spacco inglese e come bisogna fare l'innesto bisogna prima disinfettare con dell'alcol a 75 gradi perché il cancro potrebbe portarmi delle malattie ai tagli. Disinfetto sia gli attrezzi di taglio che le mazze, dopodiché le forgio un taglio diciamo a fetta di salame in entrambi i lati, poi gli faccio un taglio orizzontale in questo modo a tutti e due, dopodiché una volta tagliato le unisco così. Questo tipo di innesto è uno degli migliori per il castagno perché le parti cambiali si sono unite tutte quante. Quindi questo è uno dei migliori. Qua abbiamo fatto un innesto sempre a gemma dormiente che si pratica dalla fine d'agosto alla fine di settembre. I risultati li possiamo vedere soltanto a aprile, ma quando si fa questo innesto bisogna lasciare il picciolo della foglia in modo che dopo 15 giorni dai tagli vediamo se è attecchito. Se il picciolo cade vuol dire che il nostro innesto ha attecchito benissimo. Quando sarà il mese di aprile, una volta fatto l'innesto, taglierò la parte superiore di questa mazza, lascerò partire la mia gemma e questa diventerà una cultivar, una castagna ruscetta. E nel giro di 4 anni comincerò a vedere il prodotto. Nel pomeriggio, nella sala IRTI dell'ex scuola Montessori, si è tenuto il partecipato talk show Enogastronomia, Turismo, Ospitalità, dialogo flessibile sui futuri del territorio. Quindi un grande prodotto del territorio, un grande lavoro agricolo. Coltivatori diventano contadini, i contadini diventano agricoltori, oggi gli agricoltori sono diventati imprenditori agricoli. Dagli stessi agricoltori che hanno interesse affinché siano percorribili. Discussione frizzante, sala gremita e interlocutori attenti a dibattere sulle potenzialità enogastronomiche dell'Abruzzo e sul loro possibile sviluppo. Questo Merzikaland è il festival diffuso dell'agroalimentare. È qualcosa di molto complesso, è una scatola ricca di contenuti, è un laboratorio di iniziative, è un condensatore di attività alle quali partecipano, aderiscono un po' tutti i rappresentanti del mondo produttivo, delle istituzioni, della società civile, e l'obiettivo è quello di mettere in atto un percorso, un processo di rigenerazione territoriale che parta dalla sua caratteristica fondamentale che la contraddistingue, che è l'agroalimentare. Ci troviamo ad Avezzano, nel Fucino, nella Marsica, e tutti quanti sappiamo quanto questo territorio sia fortemente vocato nella produzione agricola, e quello che il festival si propone di perseguire è far sì che tutto ciò che il settore industriale legato all'agricoltura è in grado di produrre in termini di PIL economico, in termini di ricadute sul benessere delle comunità del territorio, possa trasformarsi anche in capitale culturale, meglio ancora possa trasformarsi in patrimonio comunitario con il quale poter riattivare processi di ricostituzione del senso del sé, del senso del noi, che in questo momento appare opacizzato, appare affievolito e che ha bisogno di essere ricostituito. Tutto questo a partire appunto da quanto il territorio nel corso della sua storia ha saputo creare, ha saputo dare, e attorno al quale l'intero territorio ha modellato il suo paesaggio, ha modellato la sua cultura, la sua arte, tutte le espressioni che possono ricondursi appunto alla terra e ai suoi prodotti. Con la giornata di oggi si è voluto avviare un processo i cui esiti noi intendiamo verificarli nella lunga durata. Con oggi, con gli incontri di oggi e anche di ieri, noi abbiamo voluto attuare una scommessa con il tempo, ossia fare in modo che il Festival diffuso dell'agroalimentare possa diventare davvero una risorsa
oltre che culturale, oltre che economica, una risorsa culturale per l'intero territorio e possa diventare anche un fattore fortemente attrattivo per il turismo, per l'escursionismo che individua in questo territorio non soltanto la possibilità di fare l'esperienza dell'autenticità, l'esperienza della tipicità, ma anche la possibilità di fare una immersione nella ruralità di cui la Marsica, il Fucino sono fortemente detentori.